torna il futsal femminile, torna il venerdì sera con l'appuntamento dell'Atletico Anzio Lavigno qui al centro sportivo La Coccinella. Questa sera affronta la Roma Calcio a 5, le squadre al centro del campo. Passo Francesco, apre a sinistra, c'è Aiello, prova a caricare il tiro, subito il gol, il vantaggio dopo neanche pochi istanti. 50 volte grazie, ha scritto sulla sua maglia. Pallone arretra anche Danella, il velo per Aiello, il tiro, la bordata ancora pericolosa. Lanzio Lavigno, Masso Francesco che va a recuperare, il tocco all'indietro, Ruzza, Aiello ci prova, soltanto la traversa dice di no, lo manda in out, calcio d'angolo, ancora Aiello, ricevuto da... c'è il gol ancora di Giulia Aiello, va a raddoppiare il 2-0, pallone soffiato, poi lo va addirittura a riconquistare. Bravissime. Molto bene, apre per Di Lorenzo con un attimo proietti, adesso passa Cantilli verso Nobile, ci prova la soluzione e la risposta di Maglione, c'è Nobile, Aiello recupera, adesso prova l'imbucata per Masso Francesco, la risposta da parte di Asaro, mentre ha continuato la corsa Ruzza, poi subito riparte Asaro, lancio lungo verso Passacantilli, nulla di fatto, ancora Lanzio Lavigno, arriva il gol di Masso Francesco e si porta a 3 Lanzio Lavigno. Aiello di testa, addirittura Ruzza, è un 4-0, una pennellata perfetta di Aiello proprio sulla testa di Ruzza, ce l'attendevamo molto prima. Aiello mette giù con la testa verso Mantese, poi riparte Aiello, arriva il quinto gol, la tripletta di Giulia Aiello. Aiello in avanti, c'è Danella che prova direttamente, trova lei la via del gol che arriva Mastro Francesco, ormai gioca tutta in avanti Lanzio Lavigno, Danella il diagonale, lo lascia a scampo ad Azzaro, arriva il secondo gol personale per Danella, guadagna metri la Roma, proietti, ci prova dalla distanza Gattulli, se ne va Nobile, lotta prima con Masso Francesco, poi esce Maglione e dice di no, tocca subito il suo pallone di questa sua ripresa, Danella si fa scampo, ci prova, scivola ma mette il pallone in fondo alla rete, ancora Danella cerca lo spazio, poi riesce a toccare all'indietro, c'è Masso Francesco, ancora Di Lorenzo, la palla messa in mezzo, il tapin da parte di Ruzza non c'è, giocatrice dell'Anzio, Gattulli, lo scambio verso Masini, Nobile, tiro, c'è la parata sicura da parte di Maglione, l'8-0 dell'Anzio Lavigno, intanto se ne va la possibilità con Masini, palla che finisce in rete. A questo punto arriva anche il triplice fischio finale, finisce qua il confronto con l'Atletico Anzio Lavigno che batte la Roma per 8 reti a 2.